L'Islam in Europa ormai ha una presenza stabile, infatti abbiamo cittadini europei musulmani e abbiamo seconde generazioni, abbiamo terze generazioni. Tutti i dati confermano sia una stabilizzazione di molte famiglie musulmane, sia anche di un aumento in qualche modo. Quindi questa presenza deve avere anche una visione politica di un progetto di accoglienza e di integrazione. Una delle cose molto interessanti di questo convegno è aver puntato i riflettori su una realtà, è che oggi è più importante la percezione della verità o della realtà. E in questo momento storico la percezione dell'Islam come una minaccia e la percezione della paura del musulmano è reale. Noi ci troviamo dopo 20 anni di presenza musulmana in Italia con le seconde generazioni, una presenza che sfoggia sempre di più il proprio simbolo, ma perché proprio c'è stato un percorso particolare affinché questa seconda generazione di musulmani in Italia abbracciasse in qualche modo l'ortodossia dal velo. Io mi ricordo quando sono arrivata in Italia, non è che c'erano tutti questi veli. Oggi invece le seconde generazioni sono maggiormente più interessate a evidenziare l'identità, l'appartenenza e la percezione degli italiani, dell'Italia, questa realtà musulmana non è assolutamente positiva e negativa e ha risposto oggi marcando di più la propria presenza con i simboli, ma questo non vuol dire che rimarrà così com'è, potrebbe sempre cambiare e cambierà in meglio o in peggio, dipende da come noi riusciremo a lavorare a questo, incontro e non a uno scontro.